Buonasera, buonasera a tutto il pubblico di Fano TV. Siamo in diretta da Piazza 20 Settembre e vedete, questa è l'allegria della musica rapita che ha un po' accompagnato questo martedì grasso e questo Carnevale 2016 che ormai è arrivato alla conclusione. Noi siamo in diretta con la musica rapita e siamo in diretta con il maestro Daniele Gaudenzi. Allora, è un grandissimo carnevale che si va a chiudere, ci siamo ormai, certo, maestro. Ci siamo a chiudere, però quest'anno voglio dire che è stato il carnevale più bello che ci sia stato in tutti i tempi, penso, perché la gente ce n'è stata tanta, il tempo ci ha graziato e l'allegria è stata tantissima. Ecco, ci stiamo avvicinando piano piano, facciamo scorrere le immagini della musica rapita che va verso il pupo, che quest'anno sarà un pinocchietto, un pinocchio che saluta questo carnevale 2016 e ahimè verrà cremato. Ecco che sta passando la musica rapita con le note inconfondibili che richiamano il nostro carnevale. Prego l'operatore di seguirmi. Ecco che passiamo pure in mezzo alla musica rapita. E vi facciamo vivere da voi che siete da casa questo evento così importante. In diretta da Piazza 20 Settembre, tra pochi minuti il pupo verrà cremato e queste sono le fiaccole dell'ente carnevalesca, le giubbe rosse che si stanno avvicinando al pupo che sta aspettando, ahimè, la sua fine. Ecco, cerchiamo di passare tra le giubbe rosse dell'ente carnevalesca. Le fiaccole sono prontissime e ci stiamo addentrando nel parchetto chiuso dove avverrà il rito. Ecco, sono in compagnia del sindaco Massimo Seri, con tanto di fiaccola siamo in diretta su Fano TV. Ecco, questo è uno dei riti più emozionanti del nostro carnevale. Ci siamo, carnevale 2016 ormai è alla fine. Beh, siamo veramente arrivati alla fine con grande soddisfazione. Senza paura di essere smentiti possiamo dire veramente che si chiude il carnevale, un'edizione dei record, veramente, record di partecipazione, record di iniziative, di eventi innovativi, di gente mascherata, grandissima soddisfazione. Oggi si chiude il carnevale con il brucio del rogo, cacciamo tutti gli scongiuri, tutti i peccati, come diceva qualcuno del carnevale, da domani si riparte. E siccome questo è stato un carnevale del rilancio, noi continueremo anche nel lavoro del rilancio della nostra città. Grazie, grazie sindaco. Il sindaco deve andare a fare il suo rito naturalmente con tanto di fiaccola. Ecco presidente, si sta per chiudere l'edizione dei record del carnevale. Un commento, è difficile commentare in poco tempo che cos'è stato questo carnevale. È molto semplice, il 2016 è stato un record, il 2017 sarà una conferma, se non addirittura un superamento dell'edizione 2016. Una grande soddisfazione ancora a tutti voi fanesi. Buon carnevale e grazie, grazie del sostegno che ci date. Grazie a tutti e arrivederci all'edizione estiva e alla prossima del 2017. Ecco, inquadriamo il pupo che sta aspettando il suo momento, perché questo pinocchietto che guarda un po' strano, perché è quasi arrivato il suo momento. Ecco, le giubbe rosse dell'ente carnevalesca che stanno cercando il pupo. E con la musica rapita che fa da sottofondo, da colonna sonora di questo martedì grasso. Ecco, abbiamo anche il vice sindaco Stefano Marchegiani. Siamo proprio a pochi secondi, ci mettiamo proprio davanti al pupo. Ecco, sta per chiudersi l'edizione dei record, assessore e vice sindaco. Beh, penso che la piazza lo stia dimostrando, il calore della gente, anche il clima, quello che si dice il clima della manifestazione, decine di migliaia di spettatori, un grande rilancio, belle cose per il futuro, intanto l'appuntamento per quest'estate, 3 giornate tutte da gustare, da vedere. Bene, allora buon lavoro anche al vice sindaco, perché ci siamo quasi, ormai siamo rimasti proprio a pochissimi secondi, perché quando ci sarà il via si avvicineranno le fiaccole e partirà il rogo del pupo di questo carnevale 2016.
Ecco, mentre attendiamo, ricordiamo che cosa è successo nella piazza in questo martedì grasso. Naturalmente c'è stato il classico, ormai direi, concerto della Borghetti Bugaron Band, che ha accompagnato con le sue note incredibili, soprattutto con Avanti Indre, che ormai è l'inno ufficiale del carnevale per i fanesi e non solo. Avanti Pagassoni coi carri, ormai l'abbiamo cantato, l'abbiamo sentito in tutte le salse, in tutte le lingue. E poi naturalmente c'è stato anche il momento delle premiazioni dei tornei di pallavolo, dei tornei appunto di sportivi che ci sono stati con questo carnevale. Insomma, adesso ci siamo perché è arrivato proprio il momento di salutare questo carnevale 2016. Ecco, mi permetto di ricordare quello che è stato un po' questo carnevale. Ripercorriamo quelli che sono stati i momenti più belli di questo carnevale, un carnevale delle novità, perché è stato il carnevale che è partito da questa piazza 20 settembre con la corsa degli uomini nudi. L'abbiamo vista anche con le nostre telecamere, l'avete visto anche da casa, questa corsa così inconsueta e particolare. È stato il carnevale della novità, del carnevale in SUP, l'abbiamo seguito lo stesso con le nostre telecamere, una regata mascherata particolare. È stato il carnevale della novità perché è stato reintrodotto il veglione di carnevale, è stato il carnevale del connubio con Rainbow Studios, con le fatine Wings che sono sbarcate al carnevale di Fano. Insomma, un carnevale con tantissime novità, ma un carnevale anche con tantissime riconferme, perché è stato comunque il carnevale dei tantissimi visitatori, migliaia e migliaia che sono appunto venuti in Viale Gramsci per assistere a questo spettacolo così importante, ma anche il carnevale del getto, il carnevale dei bambini riconfermato, il carnevale Animal Friendly. Insomma, come vedete, sono veramente tantissimi gli ingredienti di questo carnevale. Ma visto che abbiamo ancora qualche secondo, io proverei a sentire qualche bambino che sta appollaiato sulle transenne ed è prontissimo per seguire questo momento così importante. Facciamo anche una bella panoramica, perché è una piazza gremitissima, una piazza che è tutta con gli occhi puntati su questo pupo che ci sta per salutare. Allora, io voglio parlare con qualche bambino. Allora, questa bimba mascherata, come si chiama? Siamo in diretta su Fano TV. Ciao. Michela, allora sei proprio in prima fila, in pole position, a seguire questo rogo del pupo? Sì. L'avevi mai visto? Sì, sì. Sì? Ti piace il carnevale? Sì. Ti dispiace che poi è finito? Sì. Un po', è vero. Vabbè, ma tornerà il prossimo anno. Allora, bimbi, fate un bel saluto che ci stanno guardando da casa, perché qui la piazza è pienissima. Ecco, è arrivato il momento fatidico, credo. Si stanno avvicinando con le fiaccole e quindi il sindaco Massimo Seri, il vice sindaco Stefano Marchegiani, naturalmente coordinati dal presidente dell'ente carnevalesca. Ci siamo, si sta per dare il via ufficiale al rogo di questo pupo. Sono, per la precisione, le 17:36 qua da piazza 20 settembre. Ecco, la musica da vita sta suonando in diretta. Fratelli d'Italia, che è l'inno d'Italia, e così sta partendo il rogo di questo pupo, il Pinocchio di questo carnevale 2016. In questo momento è ufficialmente partito il rogo del pupo. Salutiamo questo carnevale 2016 con le note della musica rapita che accompagnano. È uno dei riti più particolari, uno dei riti più belli che sicuramente tutti i fanesi, e non solo, hanno visto qua da piazza 20 settembre. Ecco, io direi a questo punto, mentre il pupo brucia, di andare a parlare anche con qualche protagonista dell'ente carnevalesca, con qualche giubbotto rosso, come li hanno ribattezzati. Ecco, ci avviciniamo piano piano, se riusciamo. Ecco, proviamo a parlare con il segretario dell'ente carnevalesca. Ecco, il segretario Giorgio Tonelli. Allora, ci siamo, il pupo ufficialmente è stato bruciato. Diciamo che quest'anno unplain, non ha mai piovuto, si può dire ufficialmente adesso, né nelle domeniche, né nel giovedì, né nel martedì, insomma, alla grande. Stanotte la farà sicuramente. Comunque siamo all'epilogo, siamo soddisfatti, finalmente andiamo a riposarci, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. È stata una faticaccia, ma ne valeva la pena.
ringraziamo tutti veramente del sostegno, dell'aiuto, della collaborazione e della presenza. È stata una bella festa. Grazie, grazie segretario. E poi il segretario finalmente si può riposare. Troviamo un altro protagonista che è Nino Bonazzelli, che è vicepresidente dell'ente carnevalesca, coordinatore del carnevale dei bambini, coordinatore del veglione. Insomma, un anno, come dicevo prima, pochi minuti fa, un anno di tante riconferme ma anche tante novità al carnevale. Abbiamo fatto l'unplane, le novità ci sono state dall'inizio. La corsa degli uomini ignudi è stata una cosa unica e un successo veramente incredibile, e da lì giù fino ad arrivare sabato sera all'esplosione del veglione, che era la bellezza di 5 anni che non si rifaceva. Per noi è stata una grande soddisfazione riportare Fano e il carnevale ai vecchi tempi. Il veglione è stata una cosa magnifica, le 3 domeniche insuperabili, i bambini delle scuole del mattino hanno fatto un successo che veramente ha meravigliato veramente tutti. Le partecipazioni degli ospiti che abbiamo avuto sono state veramente esemplari, tutti hanno riconfermato validità che il carnevale di Fano è veramente una cosa eccezionale, è molto molto bella e da ritornare a vedere. Ecco, grazie vicepresidente. Tra l'altro, a proposito di personaggi, il Due Idea poco fa sul Facebook hanno ringraziato il carnevale di Fano e l'hanno salutato sui social, visto che era martedì grasso, quindi sapevano del rogo così importante. Il Due Idea, ricordiamo che sono stati i sindaci di questa città del carnevale 2016. Allora vediamo se riusciamo a parlare, indietreggiamo un pochettino se il cameraman mi segue, con il vicepresidente Leonelli, perché abbiamo l'aggiornamento ufficiale di quante tessere siamo riusciti ad arrivare, perché mi ha detto poco fa che... Prego, allora vicepresidente, quante tessere siamo arrivati? Allora, grosso modo siamo quasi a 1700. Che ha detto lui. Ragazzi, il carnevale è finito per davvero. Ah! E finalmente il presidente un po' si riposa. Il presidente si riposa perché è un pezzo che è bello esaurito come tutti. Volevo ringraziare a tutti i 1700. Siamo partiti 3 anni fa che la carnevalesca aveva 260 soci. È stato un lavoro duro, ci siamo impegnati. Dai, grazie a tutti, e secondo me arriveremo al fatidico 2000 per il 30 giugno, che praticamente è dietro l'angolo come obiettivo. Quindi ci vediamo al carnevale 2016 estivo e poi il 2017. Ciao a tutti. Allora, l'appello l'abbiamo sentito tutti quanti. Io direi, se riusciamo, di fare un bel 360 insieme al cameraman, insieme a me, perché c'è una veduta bellissima qua, la piazza 20 settembre, veramente una piazza pienissima, il pupo che sta bruciando, ecco, tanti bambini che sono appollaiati e soprattutto alle mie spalle la musica rapita che ha accompagnato questo rogo di questo carnevale 2016. Ormai ci sono rimaste solo le ceneri di questo carnevale 2016. Ecco, questa è l'immagine del nostro carnevale, il presidente insieme al maestro della musica rapita salutano con un bel balletto questo carnevale 2016, che ci saluta ma soprattutto ricorda a tutti che ci sarà l'edizione estiva del carnevale, ma anche l'edizione del carnevale invernale 2017, che sarà appunto nel febbraio 2017. Io direi che a questo punto, con alle mie spalle le note della musica rapita, ma soprattutto con le mie spalle le ceneri di questo pupo che ci saluta, io vi ringrazio anche a voi telespettatori di Fano TV che insieme a noi avete seguito questo carnevale di Fano 2016 nelle dirette, negli speciali TV. Ci siamo divertiti insieme a voi, vi abbiamo fatto vedere che cos'è lo spirito del nostro carnevale, che, parafrasando quello che hanno detto i Due Idea, è un carnevale interattivo, perché non si viene a vedere il nostro carnevale ma si partecipa tutti, e speriamo anche noi di avervi fatto partecipare con i nostri lavori al questo carnevale 2016. Concludiamo da piazza 20 settembre questa diretta. Io come sempre ringrazio i collaboratori che sono Francesco Salvago, il cameraman che ha accompagnato un po' per tutto questo carnevale 2016, Andrea Marcelli in regia, ma soprattutto voi che ci state guardando comodamente dal divano di casa. Grazie, grazie mille a tutti, viva il carnevale, arrivederci all'edizione prossima del carnevale, come chiudo sempre, ciao!